capire come si inizia a giocare a E-Republic partiamo ovviamente dalla prima cosa, ossia la registrazione del nostro cittadino virtuale. Partiamo dalla pagina sul mio blog relativa a E-Republic, clicchiamo sul link e andiamo quindi a registrarci come un nuovo cittadino. Inseriamo il nome, che può essere un nome reale o un nome di fantasia, inseriamo la password, scegliamo l'Italia come residenza e se siete come me abruzzesi scegliamo la regione Abruzzo. Inseriamo l'indirizzo per la registrazione, il giorno del compleanno, il nostro sesso. Accettiamo i termini, se volete disiscrivetevi dalla newsletter e siamo pronti per diventare cittadino. Inseriamo la captcha per essere sicuri che non siamo dei bot. A questo punto, in pochi secondi, dovrebbe arrivare sulla nostra email lettera per attivare l'account. Clicchiamo sul link all'interno. A questo punto possiamo accedere al nostro sito. Autentichiamoci. Iniziamo a giocare a E-Republic. Allora, qui vedremo lo stato del nostro avanzamento. Allora, qui ci appare, possiamo vederci eventualmente questo video che ci spiega come si gioca in Republic, ma noi andiamo avanti. A questo punto siamo pronti per iniziare a giocare. Allora, come prima cosa dobbiamo trovarci un lavoro. Quindi andiamo su mercato, mercato del lavoro, chiudiamo questa schermata che cerca di darci delle informazioni aggiuntive, scegliamo tutti i lavori, scegliamo come livello di abilità minimo 0029 e selezioniamo il lavoro, uno dei lavori disponibili. Per esempio, andiamo a lavorare all'Università Regali. Ok, da questo momento, ogni giorno dovremo fare le seguenti cose, in quanto ovviamente non saliremo di livello che ci viene indicato qui. Allora, la prima cosa da fare ogni giorno è andare dalle 9 di mattina in poi su azienda e lavorare. Vedete che già con il primo colpo siamo passati a livello 2. La seconda cosa da fare è andare sul campo di addestramento e allenarci. Possiamo scegliere solo questo come tipo di allenamento. Benissimo. Ogni giorno, automaticamente alle 9, il nostro cittadino dovrà mangiare. Per mangiare ha bisogno di cibo. Affinché abbia del cibo disponibile, dobbiamo comprare ogni tanto un po' di cibo, in modo che alle 9 di mattina il nostro avatar ce l'abbia disponibile. Quindi come cosa da fare ogni tanto invece è andare nel mercato e acquistare un po' di cibo. All'inizio conviene scegliere la tipologia cibo,
Come scegliere quello a una stellina soltanto, quello che costa più di meno? Diciamo che compriamo un po' di A più pane italiano e compriamo, diciamo, quattro pagnotte, in modo che per 4 giorni siamo coperti. Poi successivamente magari ricordiamoci di comprarlo ogni tanto. Questo ci appare qui. L'ultima cosa da fare per incrementare ulteriormente la nostra capacità di essere cittadino è quello di metterci un avatar. Per cui andiamo su Loghi, profilo. Modifica profilo. Seleziona un'immagine e salva le modifiche. Eccoci qua. Siamo di nuovo già saliti a livello 3. Possiamo vedere qui nei percorsi carriera che siamo impiegati, un lavoratore e una recluta. Quindi ricordiamoci, almeno una volta al giorno, dalle 9 in poi, i miei luoghi, azienda, lavora. I miei luoghi, campo di addestramento e allenati. I miei luoghi, profilo e controllo quante pagnotte di pane ho. Questo è quanto, almeno per ora.